la girata verso la rete di Simeunovic. Ed ora vediamo avanzare Jankovic. Jovin Jankovic. Leggermente allentato. Vediamo che Janjanin dà un passaggio, fa un passaggio a Jankovic, da questi a Krmpotic, uno dei migliori a Milano, passaggio a Petrovic. Jankovic, Janjanin, Krmpotic, il terzino destro della Crvena Zvezda ha di fronte Prokaska che manda oltre il fondo. È il terzo calcio d'angolo in favore della Crvena Zvezda. Basso il tiro, pericolosa deviazione di Baresi. Stojanovic a Jovin, cross di Jovin. Ora è Beccalossi in azione. Prokaska non fa in tempo il numero palla. È entrato Minetovic e ha mandato in fallo laterale. Rimessa in gioco per l'internazionale, il passaggio a Prokaska, malinteso tra gli nerazzurri, però segna l'internazionale. Sembrava un'azione per niente pericolosa. Guardate, Beccalossi, anzi Baresi, ha effettuato l'ultimo passaggio e c'è stato il tiro di Muraro. Rivediamo questa azione da un'altra ripresa, da un'altra camera. Muraro, come vedete, ha segnato al 13° minuto. Jankovic, Jurišić, Jankovic, Janjanin, cross di Janjanin, altra grossa occasione. All'ultimo istante c'erano due giocatori, ancora Petrovic in azione, bello il suo dribbling. Passaggio di Petrovic, come è abbastanza logico, cresce il morale dei nerazzurri, si abbassa quello della Crvena Zvezda. Vedremo. Prokaska, sbaglia Prokaska, Minetovic allontana, Petrovic, Šestić. Canuti di fronte a Šestić, se si riceve ad area, Petrovic è Petrovic. Questo è Stojanovic. Jankovic, un passaggio per Repcic, giunto troppo tardi, era marcato da Janjanin, da in avanti, Repcic. Ribattuto il tiro di Repcic e Prokaska che si mette in azione. Di fronte a Prokaska due giocatori, Jankovic e Jovin, evita tutti e due con lo spostamento a sinistra e un lancio a Beccalossi. Poi il lancio verso Altobelli che scatta in ritardo, forse anche in scivolato. E Krmpotic rinvia, Janjanin, Jankovic anzi, Šestić, Stojanovic, Jankovic, Šestić, tiro di Šestić, non è molto difficile, lo vedete. Dovrebbe essere questo il quarto calcio d'angolo in favore della Crvena Zvezda. Della rossa, Petrovic, ha battuto Petrovic, Bordon si è lasciato sfuggire il pallone. È entrato su di lui con un certo ritardo Minetovic, ha protestato Jurišić, fa partire davanti Janjanin,
da qualche minuto piuttosto assente dal gioco. Iagna, ecco il tiro cross, doveva forse essere le sue intenzioni, un cross si è trasformato in tiro in porta. Poi Jovin, Jagnanin, 45 minuti di gioco nel primo tempo, 1-0 in favore dell'Internazionale, si aspetta il fischio dell'arbitro da un momento all'altro, attacca disperatamente l'azione della Svezia, ricordiamo che l'Inter aveva segnato nel secondo minuto di recupero nel primo tempo, nell'andata, ma questa volta il posto di Jovin. Ovviamente, ecco proprio Muslin in azione, manda in avanti Petrovic, Bordon. Proseguire regolarmente. Vi leggiamo ancora una volta la formazione delle due squadre. Intanto vediamo un attacco della Crvena Zvezda portato in avanti ora da Jankovic, sulla sinistra Muslin, Jagnanin, Petrovic, Jankovic che tira pur avendo tre giocatori di fronte, anche se intestardisce nella stessa cosa. Un po' tic, poi vediamo Juricic, ha scambiato con Miletovic, Petrovic e ancora Juricic sulla destra, libero adesso c'era Kerpotic, il pallone è stato dato a Janku, si accentra il gioco e si avvantaggia così la fettissima barriera disposta davanti a Bordon, la difensore nerazzurro. Jankovic, tentativo di tiro, cioè troppo centrale, troppo debole. In calcio d'angolo, l'arbitro concede una punizione in favore della Stella Rossa. Colpo di testa, piano di spinta, soprattutto di spinta in questa partita. Petrovic ha liberato sulla destra Jankovic, Jankovic invece di tirare vuol passare al centro e sfuma un'altra occasione per la Stella Rossa. Petrovic in profondità, Muslin, ecco il cross di Muslin, deviazione di un difensore e il pallone era terminato oltre la linea di porta. Secondo l'opinione, rivedremo probabilmente questa azione, ovviamente i giocatori del Crvena Zvezda giureranno che il pallone ha oltrepassato la linea di porta. L'arbitro che probabilmente non ha visto il pallone dentro la ripetizione, poi c'era, ecco, rivediamo, ecco la ripetizione, Muslin, poi Jankovic di testa, Bordon, il pallone batte fuori, cioè non dentro, poi vediamo che batte sulla linea di porta per due volte sulla linea di Beccalossi cerca di ritardare l'esecuzione della rimessa in gioco per dar tempo ai propri compagni di prendere posizione. Petrovic intanto batte la punizione, parte il cross, ha ribattuto di testa, ci sembra Mozzini, intanto Jagnanin dà indietro a Miletovic, assedio della Crvena Zvezda, Kerpotic, un altro cross alto, salta Bordon su Jankovic che si era portato, anzi su Repcic che si era portato su di lui, Jagnanin si beve per due volte Baresi, solo Repcic di fronte a Bordon non riesce a mandare in rete, che ha colpito la traversa col colpo di testa, poi Šestić, Repcic stretto da due avversari, regola del vantaggio, Petrovic, ecco libero sulla sinistra Stojanovic, Bordon gli si fa incontro e para. Della ripresa, continua il forcing della squadra belgradese. Bordon dà alcune istruzioni ai propri giocatori per lo schieramento, per il muro da effettuare di fronte a Petrovic che alza oltre la traversa e manda oltre il fondo. Tarne, un attaccante, cioè Repcic, ecco ora Šestić che ha rubato il pallone a Bini che poi ha commesso fallo. Repcic in avanti dopo la punizione battuta da Muslin, ha dato ancora a Muslin e Muslin ha mandato oltre il fondo.
quarti di finale, secondo turno. Ecco un bel passaggio di Prochaska verso Muraro. Muraro ha solo Juricic di fronte, lo supera con uno scatto e Simonovic para, inseguito da Jankovic, però Prochaska riesce a dare a Muraro. Ecco Muraro che si incunea bene fra due avversari, tira, colpisce il palo, ancora una volta il palo, becca Gradesi. Va a battere la punizione Petrovic. Prochaska viene invitato ad indietreggiare maggiormente. Petrovic batte il pallonetto, ha tirato Muslin, ma c'erano troppi giocatori, era impossibile addirittura. Avanti, il pallone viene raccolto da Petrovic. Muslin, che lo difende tenacemente e riesce a darlo a Krnpotic. Ecco il cross di Krnpotic, nessuno degli attaccanti è pronto e ha liberato di testa, ci sembra Canuti. Muslin ha di fronte Bini, riesce a mandare al centro verso Krnpotic, sul quale si era portato Altobelli, e ancora una grossa occasione mancata dalla Cervera Svezda. Muslin, Krnpotic che sta continuamente alimentando l'attacco della Cervena Svezda. Muslin, ecco il cross di Muslin, Jankovic manda oltre il fondo. In questo istante l'arbitro ha fischiato la fine dell'incontro, l'arbitro francese Botro ha fischiato la rete a zero ed entrerà in semifinale. L'incontro di andata si era risolto in parità 1-1.